Torino Doc è un progetto di valorizzazione dei vini della provincia di Torino che è nata in Camera di Commercio dal 2005. Perché nasce questo progetto? Perché in Camera di Commercio da sempre abbiamo una commissione ufficiale di assaggio dei vini DOC e DOCG proprio per le competenze che le Camere di Commercio hanno sempre avuto nel mondo della certificazione dei vini. Grazie a questa competenza abbiamo pensato di utilizzare, se così si può dire, i nostri amici della commissione di degustazione. Qui vicino a me c'è Piera Genta che poi vi parlerà meglio di come sono andate queste commissioni, ma abbiamo pensato di utilizzarli per fare un'operazione promozionale. Cosa vuol dire? Abbiamo chiesto a tutte le aziende del vitivinicolo della nostra provincia, che si dividono in 7 denominazioni di origine, di fare domanda per presentare i loro campioni di vino. I campioni di vino vengono prelevati da noi, dal nostro laboratorio chimico, e vengono appunto sottoposti al vaglio della commissione di degustazione. La commissione di degustazione ovviamente fa una degustazione alla cieca, secondo i metodi più riconosciuti internazionalmente, e quindi valutando questi vini per denominazione riescono a dare dei punteggi, per cui i vini che superano gli 80 centesimi entrano nella selezione Torino DOC. Questo è il cartaceo di questa guida. E in questa guida troviamo anche non solo i vini e le aziende che rientrano dopo questa selezione, ma anche tutta una serie di considerazioni, di valutazioni di quello che il nostro territorio può esprimere. Per esempio, quali sono i disciplinari di produzione, perché tante volte uno non sa cos'è un disciplinare di produzione, cioè qual è la regola che permette la produzione di un vino, ma anche quali sono i territori di produzione, le caratteristiche dei vitigni. I vitigni sono fondamentali, no? C'è sempre questo dualismo, no? Alle volte tra il vitigno e la denominazione. Bene, qui spieghiamo e soprattutto vogliamo invitare le persone ad andare a degustare questi vini sia nei locali di somministrazione, dai ristoranti, alle enoteche, ma forse anche spingersi fino alle aziende di produzione. Ecco che quindi qua nell'ultima selezione abbiamo ben 44 aziende premiate e 165 vini che troverete tutti raccolti qui. Ovviamente per noi la carta è importante perché sta bene anche avere ancora in una biblioteca cartacea il nostro volume, ma ovviamente troverete tutto su torinodoc.com anche in due lingue, quindi questa guida la usiamo anche molto per promuovere il vino all'estero. E poi la prestiamo volentieri anche all'ONAV quando fa i suoi corsi di degustazione. Quindi adesso Piera, tu insomma ormai conosci perfettamente questa guida, anche perché in questa guida si racconta anche un po' di come si degusta il vino e come si può servire al meglio. Ecco, quindi Torino DOC vuole essere quindi soprattutto una guida per andare a trovare le nostre aziende che si impegnano in una viticoltura spesso difficile, come in provincia di Torino, su pendii non proprio facili da condurre. Quindi io lascerei la parola a Piera, che intanto ti ringrazio perché fai parte della nostra commissione di degustazione, e poi ci racconti anche, in quanto delegato dell'ONAV della provincia di Torino, com'è che sei nella nostra commissione ufficiale e qual è la tua esperienza in questa degustazione della cieca. Grazie. Beh, parto proprio dalla Torino DOC. Per noi dell'ONAV, i miei degustatori, perché mi sento di dire i miei degustatori, credo che sono 10 anni che faccio, oltre a far parte della commissione della Torino DOC, tengo alcuni corsi, alcune lezioni dei corsi di degustatori ONAV. ONAV è l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, sede in Asti, con sedi regionali e provinciali nelle più grandi città italiane. Che cosa facciamo? Facciamo, come ha detto Sergio, dei corsi di degustazione che sono dedicati a tutti quelli che vogliono entrare in modo più approfondito nell'ambito della conoscenza del vino, perché prima di arrivare a degustare il vino occorre conoscerlo. Ovviamente poi ci sono vari gradi di esperienze, vari gradi di conoscenza anche della materia, e quindi molte delle persone che hanno almeno fatto il secondo livello ONAV, io direi anche il terzo, perché è necessario essere maestro assaggiatore come sono io, ad entrare nella commissione di degustazione, perché una commissione di degustazione
a parte con regole molto ferree e molto rigide. I nostri vini vengono tutti degustati a bottiglia coperta, si conosce solo la tipologia e quindi si conoscono dove è possibile i risultati del laboratorio chimico della Camera di Commercio. Da quel punto noi abbiamo un bicchiere in mano, un contenuto e a questo è proprio lì che bisogna utilizzare tutta la nostra esperienza, capire se quello che abbiamo nel bicchiere corrisponde a quello che dovrebbe essere il vitigno, corrisponde dal punto di vista ovviamente visivo perché ci avviciniamo subito con gli occhi, olfattivo perché di nuovo è assolutamente importante e poi gustativo. La sommatoria di queste tre emozioni che il bicchiere ci dà, arriviamo a quel punteggio che è necessario per entrare nella guida Torino DOC. È anni oramai che faccio parte della commissione, faccio parte anche della commissione Valori Italia perché è un'emanazione ovviamente, una volta lo facevamo in Camera di Commercio, adesso lo facciamo tutti a Valori Italia.